Nel Pantheon greco, dal quale, come voi, come i miei ascoltatori ormai sanno, io parto sempre perché è da lì che ha preso le mosse la sistematizzazione dell'astrologia occidentale, il padre di tutti gli dèi, colui che ha generato una miriade di divinità più o meno positive, è Urano. Urano è il cielo stellato, Urano è lo spazio infinito, Urano è tutto quello che copre la Terra, avvolge la Terra nel suo manto sferico. Urano cosa rappresenta astrologicamente? Intanto rappresenta un pianeta che ha un passo di 87 anni, significa che perché Urano possa raggiungere la sua posizione natale devono trascorrere 87 anni. Normalmente si dice che quando Urano torna sulla sua posizione natale ci si addormenta di una dolce morte ed è possibile 87 anni erano un tempo un'età più che dignitosa. Oggi lo pensiamo meno, oggi la vita si è allungata, il benessere ci ha protetto da tante malattie e forse 87 anni ci sembrano pochi, ma una volta la tradizione voleva che con il secondo passaggio di Urano ci si potesse addormentare. Urano resta per 7 anni in ogni segno e i 7 anni di Urano sono anni di grandi cambiamenti. Il suo domicilio naturale è l'acquario. Urano si trova perfettamente a suo agio in acquario. Che vuol dire? Vuol dire che Urano dà la sua caratteristica al segno più libero, meno schematico, meno rigido, meno emotivo, meno appassionato, meno caldo dello zodiaco. Perché l'acquario ha tutte queste caratteristiche? Perché è uraniano. Si trova esattamente all'opposizione del punto più caldo, che è il leone dove domina il sole. Si trova cioè nel punto più lontano dalla emanazione della fonte di calore, appunto determinata dal sole. Ma la sua freddezza non è freddezza in senso affettivo o emotivo, anzi l'acquario ha un linguaggio sempre molto affettuoso, però è una affettività un po' più algida di quello che sembra, ma Urano ne riceve in compenso una grande spinta verso la tecnologia, verso il cambiamento, verso il nuovo, verso il lontano, verso tutto quello che, uscito dalle mani saturnine, Saturno domina il Capricorno che è il segno accanto al suo, Saturno ha una propaggine anche in acquario, ma fondamentalmente è dominato da Urano. Urano è il pianeta che non ammette in nessun modo che si possa scendere a compromessi. È il pianeta della mediazione, non del compromesso. È il pianeta che consente una dialettica fra le parti. E Urano è il pianeta che ci consente a volte di avere il coraggio che non avremmo se non avessimo quel pizzico di incoscienza in più che serve per andare oltre la soglia. Il guardiano della soglia è Saturno. Urano è subito dopo la soglia, oltre la soglia. E allora, nella dialettica celeste, Urano ha il suo ruolo ed è un ruolo di grande importanza.